No, no, questo è un video, sai. Ah, ecco, che bella figura. Allora, oggi è l'anniversario è di Frame of Rome. Mamma mia. Madonna. Che siamo io, te, noi. Quattro. Bene, sempre molto, molto. Marta ci ha abbandonato. Marta, è Marta era giustificata perché sta giustamente con il suo uomo per motivi seri. Vediamo, ciao Marta. Vabbè, io non lo so. Però ha mezzo quittato, quindi ci ha abbandonato. Sì, in realtà Marta ci ha abbandonato, quindi siamo rimaste in noi. Vabbè, Priscilla ci join. Join us! Quindi la siamo bionda, rossa e la mora. Cazzo, è vero, no, perché prima era una rosa, una rossa e una bionda. Esatto. Adesso siamo, scusa, bianco, rosso e nero. E verdone. Bianco e nero. Ora questo è il video outfit di Eleonora. Quanta figa. Con la sua chioma. Con il mio headdress monster. Cineretta. Come ho detto, Cineretta. Cineretta. La Cineretta. Giusto così. Allora, partiamo dall'headdress monster. L'headdress monster, che è un cerchietto, un velo e una molletta. Che sono fighissimi messi tutti così, questo qua. Vero? Meno male, non ero convinta della piuma. No, a me piace tantissimo il velo, questo qua. Lo segniamo da una vita. Poi la mia bellissima blues off brand. Non ho orecchini oggi. Scollatura. Certo, cercavo di coprire un pochetto. Questo è isso, oggi ho fatto questo esperimento di mettere questo white piece che è una collana in realtà. Sì, bello, mi piace. Una bella collana graffata. Questa è di Grad. Questa vero? È di Grad, il Phantom of the Opera. Io adoro Grad perché fa delle stampe veramente bellissime. Tranne l'ultimo che ha fatto, che glielei. Lasciamo. Ecco. Lasciamo stare. Poi ho i miei bellissimi calzini di calze. E le scarpe di body che sto rendendo, ti prego. Cioè sono vecchissime, però le amo troppo, sono troppo comode queste scarpe. Ma le guarda anch'io, proprio per mettere le ragazze qua. E la borsa di tutto. La borsa di tutto che è? Io la amo. Sono tanto contenta dell'outfit di oggi, è semplice però è simpatico. E ti sta anche molto bene. Eccoci qui con Nicole, che è bellissima. Ci piace tantissimo Nicole bionda dalla rosa. Davvero? Sì. Mi sta meglio? A me mi piace sia bianca, con i capelli di bionda, però con il rosa pallido forse era il top. Non piaceva tanto il fucsia. Tra tutti preferisco il rosa pallido, se proprio devi rifare look. Che starebbe benissimo con il vestito che hai oggi, che è, dici il nome della stampa. Oddio, sai che non lo so, io il nome delle stampe non li so. Per solito, dico, questo mi piace, ma ecco, a posto. Allora, baby comunque. Questo, ci sono i gatti. Ci sono i gatti. Ci sono i gatti. C'è il macaron. Ci sono i macaron, i gatti, le tazzine. E infatti ha degli anelli bellissimi che si sposano con tutto l'outfit. Oddio, questo è bello, questo è carinissimo. Troppo carino. Io pure ho una cosa durabile. Poi vabbè, ho messo questi qua di angeli fritti che avevo dimenticato di avere. Bene, li ho messi. Invece ho fatto un di coppa e c'entrava niente. Ah, e poi scusa, anche il close-up sulla collana che è troppo carino. Ah, questo qui si l'ho preso con un mix un po' di tempo. E il fiocco, che ovviamente è in tinta con il vestito. Nicola, faccio una piroetta, aspetta. Ecco fatto. No, Priscilla, quanto sei bella. Vediamo un po' la spina, quanto è bella la spilla. Cioè, in realtà sono due fiori. Un rameo, con dei fiori bellissimi. Questa che cos'è, una mantellina? È una specie di cardigan, forse. È molto carino, sì, con questa... pizzo così carino. Poi questa stampa che a me piace tantissimo perché ha un cancello, le lapidi, i teschi, i pistrelli, praticamente le mie tre cose preferite in quanto Lolita. Le scarpine che sono carine. Ah, che belline le calze. Che sono? Calze donna. Cioè in realtà dovrebbero essere più chiare, però c'è un altro paio di calze. Molto carine la stampa, la borsetta che è molto carina. Sempre quella carina. Parti. E facciamo un close up sulla che. Allora, penso che siamo tutti delle grandissime amanti di Grad Narete, eh? Io ho quell'abito che mi piace tantissimo, praticamente lo faccio sempre. Le scarpine che a me piacciono un sacco, il mocassino così lo voglio fare anche io. E la borsettina, che è una
porta dei biscotti, questi dovrebbero essere senza glutine, ma non mi importa tanto. Che è sta roba al maglioncino. Mamma mia, questi sono buoni. Io li amo, Dio che zaffa, mamma mia, quanto questo sono buoni. Oreo. Ma sono proprio una poraccia con i biscotti senza glutine. Qua c'ho la busta delle principesse Disney. Infatti sì, che fa? Mi attaccamo? Due fiori di ciliegio. E quanti me ne restano? Siamo presi macaroni. Ovviamente. No, due. Gusti hai preso? Sì, fagli la foto. Io ho preso quello al centro che è una cosa nuova. Io quello con pedali di ciliegio. Ah, buono, quello è buonissimo, quello l'ho già provato.